buongiorno. Ciao, buongiorno Paola, benvenuta. Grazie per l'accoglienza qui al Four Points by Sheraton di Bolzano e grazie appunto per ospitarci. È un piacere avervi qua e di ospitarvi. Noi con questa partecipazione vogliamo anche far vedere che abbiamo dato una nuova impronta al nostro ristorante patio e là abbiamo un po' rivisto la nostra carta e puntiamo un po' sul Grill and Chill, anche il nuovo nome del nostro ristorante, dove abbiamo delle buone carni dedicate di un macellaio della zona in combinazione con prodotti anche della zona internazionale col locale. Warum diese Philosophie? Weil wir was Neues machen wollten, was es in Bozen nicht wirklich gibt noch. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen Produktionen aus Südtirol in Verbindung mit internationalen Speisen und wollen die einfach ein bisschen neu darstellen. E allora andiamo a conoscere la ricetta di Südtirol Cooking. Benvenuti a Südtirol Cooking, la trasmissione dedicata al mondo della cucina itinerante. Siamo in compagnia dello chef Marco Capra, grazie. Buongiorno, grazie mille. Benvenuti all'hotel Four Points by Sheraton di Bolzano. Benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un particolarissimo piatto con prodotti locali del territorio, ma non solo. Devi sapere, chef, ti do del tu. Guai. Che hanno scelto me alla conduzione perché sono un disastro in cucina. Allora hanno detto magari nel proseguo delle trasmissioni e delle puntate imparerai anche qualcosa. Giusto. Quindi io cercherò di imparare al massimo e vedere anche i giusti abbinamenti da fare con vini, ma non solo. Allora lascio a te la parola per vedere cosa andremo a realizzare oggi. Bene, la nostra ricetta sono dei gamberi rossi di Mazara del Vallo. Vengono preparati su una crema di asparagi bianchi della zona di Ora e poi dopo mettiamo una crema di mozzarella di burrata, un po' di scalogno alla base per dare un po' di fondo alla crema di asparago, una mela verde per pulire la bocca e andiamo a condire il gambero con il nostro gin. Allora grazie, questi sono gli ingredienti, andiamo a preparare la ricetta. Chef, dunque siamo pronti per vedere la preparazione di questa ricetta, da dove si parte? Allora, partiamo con la crema d'asparago, prendiamo lo scalogno e lo andiamo a pulire. Mettiamo giusto un pochino nel fondo. Per dare un po' di sapore? Sì, per dare un po' di sapore. Come mai scegli lo scalogno? Perché non è troppo forte, non è troppo invasivo, resta appena più dolce e quindi riusciamo a sentire tutto il sapore dell'asparago. E lo andiamo a mettere nella nostra pentola e lo facciamo stufare con un goccino d'olio. Non troppo alto, che sennò dopo rischiamo di bruciarlo. Deve insaporire. Sì, deve giusto appassirsi, insaporire e lasciare i suoi liquidi. Poi dopo andremo a mettere anche un pizzichino di sale perché a me piace comunque sempre salare il fondo. E adesso andiamo con gli asparagi. Sono asparagi di prima qualità. Come si fa a capire? Hanno la punta chiusa e poi sono, vediamo che sono tutti dritti. Quando l'asparago è dritto, ha la punta chiusa, è una prima qualità, poi anche la grossezza. In questo caso andiamo a utilizzare degli asparagi prodotti a Ora in Bassa Tesina, tutta una coltivazione manuale, praticamente zero macchine. Allora, io vado a parare leggermente il fondo e lo metto da parte, che poi dopo magari se facciamo un risotto possiamo utilizzarlo per fare un buon brodo. Quindi non si butta via quasi niente? Non buttiamo via niente, anche le bucce dopo che andiamo a utilizzare. Noi addirittura le utilizziamo per fare il gelato, le bucce dell'asparago, in maniera tale da utilizzarlo tutto tondo. Per 4 persone quanti asparagi servono? Per 4 persone, siccome sono dei belli asparagi, io farei 6 asparagi. Ne va giusto un velo sotto alla base, poi dopo andiamo a mettere anche la punta tagliata julienne sottile sottile e condita con un goccino d'olio cruda sopra. Chef, con gli asparagi adesso come procediamo? Allora, adesso tagliamo le punte, che così le mettiamo da parte e le possiamo utilizzare crude. Adesso le tagliamo per fare la crema e lo andiamo a mettere
insieme allo scalogno. Nel frattempo, se vuoi, io provo a girare lo scalogno. Grazie mille, ne approfitto così del magari tuo, del tuo inizio, aiuto. Inizio a imparare qualcosina, dai, sono bene. Proprio alle basi. Ma sì, bisogna imparare. Adesso andiamo a mettere il nostro asparago in padella. Quanto deve cuocere? Ma essendo tagliato sottile, io lo lascio cuocere tempo necessario, 5 minuti, okay. Lo stretto indispensabile. Qui abbiamo adesso il brodo. Abbiamo il brodo che abbiamo preparato con le bucce dell'asparago e il pezzettino che ho tagliato. Siccome mi serviva un brodo un po' molto intenso, ho tagliato il pezzettino finale, okay. In maniera tale da dare un buon sapore. Volendo si può mangiare tutto crudo senza problemi. Andiamo a pulire i gamberi. Anche questi freschissimi? Sì, freschissimi. Andiamo a togliere la testa e il guscio. Anche loro li utilizziamo sempre per una preparazione dopo in cucina, per fare una bisque, delle salse a base di pesce, che così anche di questi recuperiamo tutto. Io incido leggermente la parte posteriore e tiro via l'intestino e puliamo bene anche la parte nera, anche se il corallo si può mangiare. Li andiamo a mettere in un piatto e così dopo possiamo condirli. Se puoi bagnarmi con un po' di brodo, sì, bene, io mi attivo subito. Portiamo avanti i lavori. Io di solito metto 3 gamberi a testa. Altro passaggio qual è da andiamo non a condire dimenticare? I gamberi con un goccino di olio, giusto un pochino, e andiamo a mettere il nostro gin da poter insaporire. Come mai questa decisione di mettere il gin? Ma per dargli un tocco più aromatico, che comunque si sposa molto bene col gambero e con l'asparago. Essendo un prodotto che sa molto da bosco, da sottobosco. Ha quel sapore di cirmolo, no? Sì, dicevi. Sì, molto buono. Che comunque si abbina bene con la nostra preparazione. Non andiamo a esagerare, basta proprio un tocco. Giusto il profumo, non serve che sia troppo alcolico. Ok. E lo andiamo a condire leggermente e a girare in maniera tale che prenda tutti i sapori. Chef, un altro passaggio di questa ricetta qual è? Allora, sono le punte d'asparago che andiamo a tagliare sottili a julienne e poi andiamo a tagliare anche la nostra mela. Poi dopo queste verranno condite sempre con un goccino di olio, un pizzico di sale. Adesso tagliamo la nostra mela. Come mai avete scelto questo tipo di mela? Perché è una mela che è aspra e quindi ti sgrassa, ti pulisce bene la bocca e ti completa bene il piatto. La tagliamo appena più grossa, così ha quella croccantezza in più che c'è bisogno per manteniamo per comunque anche la buccia, ho visto. Sì, 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 a me piace perché comunque gli dà anche una nota cromatica e poi ha un buon sapore. Andiamo a condire con un po' di olio. E leggero leggero di pepe. E lo lasciamo insaporire intanto che continua a cuocere la nostra crema di asparago. Chef, siamo quasi in conclusione sì. della preparazione, cosa serve fare? Adesso dobbiamo solo frullare la crema d'asparago, spegniamo che è pronta. Frulliamo il tutto con un goccino di olio. E dopo andremo a frullare anche la nostra burrata da poterla fare in crema e fare una purea. Chef, siamo quasi in conclusione, è arrivato il momento clou, quello dell'impiattamento. Mettiamo alla base la nostra crema di asparagi. Frullato. Andiamo a battere per poterla allargare sulla base del piatto e andiamo a impiattare mettendo i nostri gamberi. Ricordiamo, gamberi crudi, gamberi non sono crudi, stati saltati, non sono quindi stati saltati, li abbiamo conditi con il nostro gin e li mettiamo qua sotto alla base.
mettiamo un po' di mozzarella burrata. Pugliese. Sì, abbiamo spaziato in tutta Italia. Abbiamo fatto un giro per l'Italia. Ok, andiamo a mettere le mele e l'asparago. Mele Granny Smith per dare quella acidità, abbiamo detto. E consistenza, le abbiamo lasciate grosse per poter dare un po' di masticazione, un po' più di sapore in bocca, e le abbiamo condite insieme al nostro asparago bianco di ora. Andiamo a mettere una decorazione, dei germogli e dei fiorellini. Per dare... Che già così il piatto sarebbe bellissimo, ma ci diamo quell'aggiunta di delicatezza e... Diamo un po' di stile, un po' di delicatezza. Anche perché voi state molto attenti anche all'impiattamento, no? È giusto l'occhio... che anche l'occhio vuole la sua parte, come si suol dire. I germogli, per concludere. E il piatto, caro chef, è pronto. Lo abbiniamo a un Sauvignon Grill della cantina di Bolzano, 14 gradi, ha una buona gradazione alcolica. 14 gradi e mezzo, correggere, difatti è un bel vino, lo vediamo anche dal colore. Dal colore giallo, pagliarino, intenso, insomma, ci sta, è un buon abbinamento. Bene, quindi non ci resta che far vedere il piatto finito. Eccoci, e gustarlo con un buon bicchiere di vino. Chef, prima però torniamo con l'aiuto della grafica a vedere tutti gli ingredienti che sono serviti per preparare e realizzare questo piatto. Ringrazio per la disponibilità, per averci accolto con questa nuova puntata di Südtirol Cooking. Grazie a te per essere venuta a trovarci all'hotel Four Points by Sheraton di Bolzano, e noi vi aspettiamo qua nella nostra cucina. A nome di tutto lo staff vi ringraziamo per essere stati qua con noi. E noi torneremo sicuramente, torneranno anche i nostri telespettatori, perché avete tantissimi piatti da poter assaggiare e assaporare. Grazie a tutti voi e buon proseguimento. Alla prossima di Südtirol Cooking.